Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo insieme in materia di decoro e sicurezza urbano. I tre comuni del Tigullio occidentale licenziano la stessa ordinanza, con specifiche ognuno relative al proprio territorio, per frenare durante l'estate l'accattonaggio, i bivacchi improvvisati e la presenza in strada di persone alterate dall'alcol. Con l'incremento delle presenze turistiche durante il periodo estivo emerge una maggior esigenza di sicurezza. È per questo che i tre comuni vicinali di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo hanno voluto esprimere una disciplina uniforme. Anche questa sinergia segna un nuovo passaggio sul piano della pianificazione comune territoriale. La Corrierina del Mare di Santa Margherita Ligure, navetta gratuita per le spiagge cittadine a cura del Comune, in collaborazione con l'Associazione Balneare e il Gruppo Albergatori, è ripartita. Anzi, sono ripartite, visto che quest'anno i mezzi saranno due ed effettueranno servizio circolare dalle zone periferiche alle spiagge fino a Punta Pedale tutti i giorni di luglio e agosto. Saranno Adam Sandler e Jennifer Aniston le stelle di Hollywood che gireranno a Santa Margherita Ligure. Sono caduti i veli sulla produzione cinematografica Murder Mystery, che a fine luglio sarà ospitata in città. Circa 300 persone di addetti ai lavori che vivranno per oltre 7 giorni tra Genova e Portofino. Il set riguarderà soprattutto l'area del Molo Foraneo e di Piazzale Cagni. Nel cast anche Luke Evans e Danny Boone per la regia di Kylie Nowacek. Santa Margherita Ligure sulle etichette dell'acqua minerale. L'idea dell'azienda San Bernardo, partita da una realtà cittadina, la Sama, è quella di commercializzare bottigliette d'acqua sulle cui etichette sono illustrate le cittadine del Golfo Paradiso e del Tiguglio, tra cui Santa. Avevamo il grande desiderio di poter avere i nostri borghi, i nostri posti che sono stupendi, e potessero girare anche nella bottiglia, nel mondo che è già conosciuto, ma che in tutti i modi dà sempre una grande gioia, colore, vita. E prosegue la passerella di ospiti. Dopo Antonio Cabrini, sabato scorso è stata la volta di Ivano Bordon, portiere di Inter e Sampdoria e campione del mondo nell'82. Prossimo ospite è Roberto Boninsegna. Venire a Santa Margherita è sempre una cosa fuori dal normale, perché si vedono posti dove diciamo, mi fa ricordare tanti anni felici diversi anni fa. 6, 7, 8 luglio, Santa Margherita Ligure. Anche quest'anno una tre giorni ricca di musica e di tante cose belle da fare e da vedere. Si inizia al 6 con la vetrina del disco, ascolteremo tanti giovani artisti e vedremo il documentario di Enrico De Angelis sulla canzone d'autore. Dopodiché il 7 si entrerà nel vivo. Ci saranno gli 8 finalisti sia il pomeriggio che la sera che si esibiranno con le loro canzoni e la giuria deciderà il vincitore del premio Bindi e delle varie targhe messe in palio anche quest'anno. Sul palco con noi Armando Corsi, con un progetto molto importante del quale siamo molto legati, e daremo il premio ad Ernesto Assante per l'artigianato alla musica. Mentre il giorno dopo, l'8 luglio, la domenica, ci sarà Mirko Menna con il suo nuovo album, Roberta Giallo, la vincitrice del premio Bindi dell'anno scorso. Daremo il premio New Generation a Coma Cose, un duo molto interessante, formatosi da poco ma che sta avendo davvero un grande successo e che ci piace molto. E poi ci sarà il concerto di Ron, che ritirerà il premio alla carriera e farà il suo concerto omaggio a Lucio Dalla. Che dire, 6, 7, 8 luglio Santa Margherita Ligure, davvero vi aspetto, sarà una tre giorni importante, ricca di musica e ci dovete essere. A presto, premio Bindi. Ecco a seguire gli altri appuntamenti in programma Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.